Ciao a tutti ragazzi, io sono Eleonora. Io sono Valentina. E oggi ci troviamo in piscina. Ma aspettate un attimo, non è che puoi andare via un attimo? Ok. Per favore, vai via. Ciao, okay. Ciao. Ciao, ciao. E ci sono anch'io. Ciao. Sì, certo, Billy. Comunque, ok, adesso che se n'è andata, vi svelo la verità. Siamo venute qui in piscina, ma voglio fare uno scherzo a Valentina. Ovvero, ci dovremmo fermare in piscina per 24 ore. Ma quando dico che ci dobbiamo fermare in piscina, vuol dire che proprio non possiamo uscire dall'acqua. E quindi sono curiosa di vedere come vorrà fare pranzo, cena e tutto il resto. Ma glielo dirò solo dopo aver fatto qualche scivolo. Quindi. In piscina, corriamo immediatamente a fare gli scivoli. Allora Vale, sei contenta di essere venuta qui in piscina? Sì. E se ti dicessi che ci fermeremo qui per 24 ore? Aspetta, cosa? Nel senso che ci fermeremo qui per 24 ore. Ma non posso neanche uscire? Assolutamente no. Dovremmo rimanere qui per 24 ore, non puoi uscire dall'acqua. Ma come facciamo a mangiare? Dovrai trovare tu una soluzione. E perché dovrei accettare? Beh, è molto semplice, perché chi vince, cioè chi esce per ultima dall'acqua, vincerà una pizza gratis. Ci stai? Sì. Ora, affare fatto. Ma cosa possiamo fare in piscina per 24 ore? Beh, ci sono tantissime cose da fare, guarda, c'è il castello, ci sono gli scivoli. Andiamo a fare gli scivoli! Andiamo a fare gli scivoli! Scivolo giallo? Sì, molto. Che cosa ne pensi di questa 24 ore in piscina? Beh, devo dire che è divertente, mi piace stare in piscina 24 ore. Dove sei tu, Billy? Non ci credo. Billy ha rubato il costume da bagno di Eleonora. Ma questo posto è il paradiso, è pieno di scivoli, ma soprattutto è pieno di pupe. Ho un piano, se faccio finta di non saper nuotare, verrà la super bella bagnina a salvarmi. Sono un genio. Aiuto, affogo, affogo. Aspetta un attimo. Ma il bagnino è un uomo. No. So nuotare. Che bravo. Campione olimpico. Bene ragazzi, oggi che siamo qui in acqua, ho portato qui con me mio fratello Willy. Lui fa tutto quanto quello che faccio io, però al contrario. Io dico uè e lui eu. Perché eu e uè al contrario. Anche noi oggi faremo la 24 ore. Ho 42. Ho 42, quello che è. E sai cosa faremo in queste 24 ore? No! Niente! Basta fare gli scivoli, mi gira la testa. Allora giocheremo a palla insieme. Oppla, prendi! Ah, è difficile! Non sai giocare! Prendi! Oh, oh, ah. Wow! Oh, oh no! Sono qui io! Rilancia, forza, sono pronta! No! Ele, io ho fame! Basta, voglio uscire! Mi dispiace, Vale, se esci dalla piscina perdi la sfida! Quindi no. Dovrai resistere. Io la voglio questa pizza gratis. Allora devi resistere. Allora ti arrendi? Assolutamente no. Tu hai lì un paio di mutande? Sono le mutande di Billy. Allora Vale, ti piace salire tanto in alto? Sì. Ti piace la velocità? Sì. Ti piacciono gli scivoli rossi? No. Perché andremo là sopra. Quanto sarà alto secondo te? 25.000 metri! Esatto, è proprio alto 25.000 metri! Quindi ora ti dovrai tuffare, buttare a fare lo scivolo, va bene?
È una prova di coraggio. Aspetta. Chi si spaventa di meno avrà un'ora libera per uscire dalla piscina. Ci stai? Sarà la mia occasione per prendere del cibo. Dobbiamo calcolare il grado di urla che facciamo, ok? Andiamo. Mamma mia! Ma è spaventosissimo! Ragazzi, sto utilizzando la mia ora per fare pranzo. Sono corsa a prendere questo panino e finalmente posso fare pranzo. Delizioso, ne valsa proprio la pena. All'interno di questo prosciutto avremo all'interno di questo panino abbiamo il prosciutto che mi darà la carica per le prossime 12 ore. Boh, vediamo. Ah, questo panino era proprio delizioso, me lo sono goduto. Stoile, come stai? Io ho troppa fame, non ce la faccio più. Lo so che non sono ancora passate 24 ore, ma mi sembra che mi sia passata una vita. Perché continuo a perdere le sfide? Che bontà. Cos'è che dovevo fare? Qualcosa che aveva a che fare con Eleonora? Aiutarla in qualche sfida. Vabbè, mangiando mi verrà in mente. Che bontà. Cos'è che dovevo fare già? Ah, portare il panino a Eleonora. Beh, ora è nel mio stomaco. Pazienza. Ok, allora, come glielo posso dire senza farmi ammazzare? E lei, mi spiace, il tuo panino si è smarrito durante un lungo percorso. No. E lei, mi spiace, ma il tuo panino è scappato, perché gli sono spuntate due gambe enormi e io ho provato a seguirlo, però poi è fuggito nel mio stomaco. No, forse non funzionerà. Ok, sta arrivando Ele, glielo devo dire. Billy, ma dov'è il mio panino? Ele, ho mangiato tutto il tuo panino. Ma ne sono stufa di perdere, ho bisogno anch'io di andare a fare pranzo. Per cui ti propongo un'altra sfida. Dobbiamo fare un po' di palleggi con le racchette. La prima che fa cadere la pallina perde e l'altra un'ora libera per uscire dalla piscina. Ci stai? Sì. Andiamo! Oh mamma mia, devo vincere. Oh. Ah, hai perso, questa l'ho vinta io. Non ci credo, ho finalmente un'ora libera e posso andare a mangiare. Devi sbrigarti, l'ora è già partita. È già partita, allora devo andare. Ok ragazzi, finalmente ho un'ora libera e ne sto approfittando per fare pranzo. Praticamente è pomeriggio, ma finalmente è il mio momento. Devo dire che sono stata molto brava, perché ho resistito fino adesso senza uscire dall'acqua. Infatti, ciao amore, io non sto facendo la sfida. Infatti ho tutte quante le dita piene di righette, ma sono sicura che posso ancora vincere questa sfida, anche se la giornata è ancora molto lunga. Io sono appena tornata e mi sono mangiata la mia bella focaccia. Io, visto che tu hai preso un panino, io sono stata più furba, mi sono presa una grande focaccione, una bella punta. Almeno quando entrerò in acqua non mi sentivo male. Pazienza. Bene, io mi annoio. Bene, allora, visto che non possiamo uscire dalla piscina, giochiamo a indovina chi. Devi indovinare cosa sta facendo. E una... un cetriolo. No, non è un cetriolo, rifacciamo. E uno squalo. Non è uno squalo, va bene. Come che no? Faccio la punta, ma fai attenzione. Una piramide d'Egitto, non è una alla piramide, punta. Guarda attentamente. E una Barbie. No, non è una Barbie, prova. Una ballerina. Esatto, mi sembra facile, l'avevo fatto bene. Ma fai tu che sei schifo. Ok, adesso indovina questo. Ti stai grattando la pancia. Ma non mi sto grattando la pancia. Hai mal di pancia. Ma non, mal di pancia non c'entra niente con la mia pancia. Ti fa male l'ombelico. Ma mi fa male l'ombelico. Una chitarrista. Esatto. Mamma mia, tocca a te. Adesso dovrei indovinare questa. Una che sta piangendo. Ma no, ma poi non riprova. È una che sta mangiando un gelato. Ma no, ma non è un gelato, guarda meglio. È uno che sta facendo una presentazione. Ma tu con le presentazioni hai visto, scusa? Ah, è Ariana Grande. Sì, però in generale cos'è che fa lei? Fa Ariana Grande. No. No. È una cantante? Sì. Non si capiva. Prova ad indovinare questo. È una ballerina?
È una piramide! Ma non è una piramide, non ripetere le stesse risposte che ho dato io. Sei tu con un cappello in testa? Quasi, però no, non è quella. Sei tu inquietante con un cappello in testa? No! Ah, è uno squalo! Esatto, mamma mia, ma è schifo! Accidenti! Oh, che pizza, basta, io non ce la faccio più, ma quante ore sono passate? 7. 7 ore, io non ne posso più, mi sto stufando, ho fame, mi arrendo, io me ne vado. Sì. E via, ho vinto la pizza gratis! Basta, non ce la faccio più, guarda, guarda, ho messo il piede fuori dall'acqua. Evviva, ho vinto questa challenge, ho vinto la pizza gratis, non vedo l'ora di prendermi la pizza margherita, il salamino, alle quattro stagioni, insomma una pizza gratis, che bello. Ecco qua ragazzi, visto che Valentina ha vinto la sfida, come al solito le ho dovuto prendere questa buonissima pizza con le patatine fritte. Ma come se non bastasse, c'è anche questa qui tipo come snack. Che pizza è questa, Vale? Margherita Tina. Margherita Tina, ma che bella pizza, wow, che fame. Bene ragazzi, questa era la 24 ore in piscina. Io spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto non vi dimenticate di lasciare un bel mi piace per farmi capire che volete altri video di questo genere e lasciatemi qua sotto un commento scrivendomi dove andrete quest'anno in vacanza. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao!